Pare che per molta gente la Warner Bros. Abbia molta confusione. Bene, vediamo un po' che cosa hanno combinato. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono DNDSino98, benvenuti a questo mio nuovo video. Questa è la seconda ed ultima parte legata al DC Extended Universe. La prima l'ho dedicata solamente all'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman, perché essendo l'argomento molto controverso, non potevo essere sintetico. Ma proseguiamo con i film successivi. Dopo che Batman Superman, che è stato un successo economico ma ha causato molte controversie, la Warner Bros. Si è un po' spaventata. Spaventandosi, ha immediatamente cambiato approccio in un modo abbastanza discutibile perché mancavano pochi mesi all'uscita di Suicide Squad e improvvisamente la Warner Bros. Se ne esce dicendo al regista David Ayer: "Ah, il tuo film è dark, trasformalo immediatamente in un'opera colorata." Anche in base al successo di Deadpool, cosa ammessa dallo stesso regista, la Warner Bros. Ha cercato di correre ai ripari per evitare che la gente si lamentasse nuovamente delle tinte dark. A me non interessa se il film sia dark o giocoso, l'importante è che sia ben contestualizzato nei protagonisti, nei personaggi, l'importante è che sia ben approfondito. Si può fare un film molto giocoso e molto colorato e allo stesso tempo fare un film profondo. I Guardiani della Galassia lo insegnano. Quindi, quando ho scoperto che Suicide Squad non era il film dark, o perlomeno non lo era più come era stato inizialmente presentato, ho pensato: "Ah, è un film colorato, però vabbè, vediamo come è uscito, magari è bello." Dal punto di vista registico si vede che è un film di David Ayer, si riconosce la sua mano. Tuttavia non penso che qui sia al suo meglio e per questo non penso che ci siano delle scene dirette con chissà quale maestria o nemmeno con una regia particolarmente sopra la media per quanto sia riconoscibile, almeno per quanto mi riguarda. Però ci sono delle scene fighe anche dal punto di vista visivo, per esempio quella della caduta nell'acido. La colonna sonora è davvero molto figa nelle scelte delle canzoni perché veramente queste canzoni spaccano sul serio. La fotografia non è niente male ed anche il montaggio se la cava, come per esempio nell'inizio in cui vengono presentati tutti i personaggi, molto frizzante, belle descritte, non è poi così male. Gli attori sono davvero tutti ottimi, soprattutto Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto, che a prescindere da come sono stati scritti i personaggi, tirano fuori delle performance veramente ma veramente strepitose. Quella meno brava tra tutti, devo dire, è Cara Delevingne, la quale a me come attrice non ha mai detto granché, però è abbastanza in parte, cioè non è chissà cosa, ma non è nemmeno cattiva. Allora, io leggo spesso di persone che difendono questo film dicendo: "Io non voglio sorbirmi i pipponi, io voglio vedere un film che mi intrattenga, che mi faccia spegnere il cervello, che mi faccia passare un'ora e mezza o 2 ore di totale divertimento." Non apprezzo il ragionamento sul fatto che un cinecomic non possa essere profondo, per niente. Tuttavia, allo stesso tempo, capisco che qualcuno voglia anche semplicemente divertirsi e non c'è niente di male perché ci sono comunque diversi film che puntano solamente al divertimento senza un approfondimento particolare. Io preferisco molto di più i film che hanno degli approfondimenti e che non rinunciano al divertimento, per carità, perché la gente pensa che se c'è l'approfondimento rinunci al divertimento. Non è così, basti pensare di nuovo per esempio ai Guardiani della Galassia. Non c'è niente di sbagliato però nell'intrattenersi con qualcosa di leggero anche dal punto di vista della scrittura, e se la DC vuole fare un film che diverta e basta, anche io mi posso divertire tranquillamente. Però spegnere il cervello non vuol dire scrivere le cose con il culo, e purtroppo Suicide Squad è il rappresentante, è uno dei rappresentanti del contrario di ciò che ho appena detto. Non è neanche un problema dei personaggi, perché i personaggi in sé sono interessanti. Deadshot è un uomo che uccide
prende uomini per lavoro, tuttavia ha un codice d'onore e farebbe qualunque cosa pur di stare con sua figlia. Harley Quinn è una pazza psicopatica che vede tutto a modo suo ed è estremamente condizionata dall'uomo che l'ha resa così. Joker è un capo gangster completamente folle ed inquietante nei suoi modi di fare. Killer Croc è una bestia incazzata con il mondo perché la gente lo ha ripudiato perché è diverso, insultandolo come un mostro lo ha fatto diventare un mostro. Katana ha l'anima di suo marito intrappolato nella spada e il Diablo è un uomo che non vuole fare male a nessuno pur avendo i poteri distruttivi. L'incantatrice possiede il corpo di una persona che vuole essere libera di agire e di amare un'altra persona. Captain Boomerang è Captain Boomerang, detto francamente fa cagare, stereotipato in un modo veramente irritante, molto molto fastidioso come personaggio. I personaggi nella maggior parte non sono male in sé, il problema è che non viene dato loro abbastanza spazio. Deadshot e soprattutto El Diablo sono abbastanza approfonditi. Harley Quinn ha un problema di fondo che a breve analizziamo, però si difende bene nel suo carisma rappresentato da una follia anche abbastanza controversa. Joker tuttavia ha 10 minuti di scena e massimo un quarto d'ora che non approfondiscono la sua personalità. Katana e Killer Croc avranno sì e no 30 secondi di scene psicologiche che non approfondiscono niente. La doppia personalità formata dall'incantatrice e dalla persona che praticamente è posseduta poteva anche essere bello, poteva essere bello il contrasto. Tuttavia prevale quasi sempre la personalità dell'incantatrice, la quale è una cattiva in stile sottomettetevi o vi ammazzo, praticamente banalissima, e suo fratello è ancora più banale. E Captain Boomerang, ripeto, fa schifo. Non approfondiscono bene i personaggi? Allora non concentriamoci troppo su una linea narrativa particolare e pensiamo piuttosto a divertire lo spettatore in un modo assolutamente semplice. Il problema è che ci sono delle scemenze di trama allucinanti. Prima di tutto è proprio la base, il fatto che il governo scelga di fare delle missioni molto pericolose servendosi di assassini spietati che per loro non valgono niente, ma comunque anche se possono tranquillamente morire, scelgono delle persone molto pericolose per fare dei lavori importanti che possono compromettere la sicurezza, è un concetto interessante. Poteva venire fuori qualcosa di veramente cattivo, di veramente freddo, che potesse rappresentare in qualche modo il modo in cui i politici agiscono. Sarebbe potuto essere interessante anche solo superficialmente. Il problema è il motivo per cui lo assumono. Praticamente dicono di voler fare questa squadra per riuscire a prevenire delle minacce che possano essere potenti come Superman. Ok, un motivo decisamente logico, però tu mi vai a scegliere tra i componenti della squadra un cecchino e una ragazza con una mazza da baseball. Mi puoi spiegare a che cosa possono servire questi due contro delle entità sovrannaturali apparentemente invincibili? Passi anche questa cosa che vuoi tranquillamente, in cui vuoi tranquillamente chiudere un occhio perché comunque vuoi farti piacere il film, ma il disastro principale sono veramente i rapporti tra i personaggi. Oddio, scene come quella del bar in cui si sfogano non sono male, però altre in cui spoiler, se non avete visto il film cliccate sul minuto indicato sotto nel riquadro, spoiler, la parte in cui dicono a Deadshot che se uccide Harley Quinn potrà finalmente vedere sua figlia quando vorrà, è veramente idiota, perché Deadshot a un certo risparmia Harley Quinn, cioè quest'uomo farebbe qualunque cosa per vedere sua figlia e risparmia una sconosciuta con la quale non ha alcun rapporto, almeno per quello che il film ci ha mostrato, perché parlano pochissimo e la conosce da meno di un giorno.
non ha senso. È una delle cose più idiote che abbia mai visto. E poi ripetono lo stesso errore anche alla fine. Harley crede che Joker sia morto e praticamente l'incantatrice promette ad Harley che se Harley si sottomette a lei potrà resuscitare Joker, perché appunto essendo una divinità può fare qualunque cosa. Harley all'inizio dice va bene, ma poi lo ammazza perché lei non può fare del male ai suoi amici. Harley che non sceglie Joker ma sceglie degli sconosciuti. Sconosciuti perché i rapporti non sono approfonditi, non sono mostrati bene. Harley Quinn non ha alcun legame con queste persone perché il legame non viene trattato bene. E siccome il legame non viene trattato bene, che Harley Quinn scelga quelle persone al posto di scegliere Joker non è credibile nemmeno tra un milione di anni. E aggiungiamoci una divinità dei Maya che viene sconfitta dalla dinamite. A livello estetico, che cosa mi significa? Ed oltre ad avere queste scemenze, mi dà veramente fastidio la relazione tra Joker ed Harley Quinn. L'inizio al manicomio di Arkham non è neanche male, a dir la verità, però quando diventano pucci pucciosi in un modo veramente esagerato mi irrita tantissimo. Non perché sia diverso dal fumetto, in cui la storia è molto più tragica, lo spirito non viene rispettato, perché Harley Quinn nella sua origine è simbolo di quelle donne che sono mentalmente malate, che si fanno picchiare in un modo assurdo e tragico dai loro mariti, dai loro fidanzati, qualunque essi siano, però allo stesso tempo tornano sempre da loro perché sono sempre disposte a perdonarle, perché lo amano, ma non riescono a capire che in realtà vengono sfruttate, una forma di malattia molto tragica. E questo film non rispetta niente di tutto ciò, ma non mi irrita solamente questo, mi irrita il fatto che il film mi porti a tifare per un killer psicopatico come Joker affinché salvi la sua amata. Non è una cosa accettabile per quanto mi riguarda. David Ayer ha ammesso in seguito più volte che la Warner Bros. Gli ha distrutto il film, dicendo che per esempio il centro del film dovevano essere Joker e Harley Quinn, che hanno fatto un sacco di tagli, hanno completamente cambiato le scene e quindi vorrebbe diffondere il suo montaggio molto più dark, perché dice che l'unica cosa che rispecchia veramente il suo lavoro per quanto riguarda il film è il primissimo trailer rilasciato al Comic Con. Io sono disposto a vedere questa versione perché, come ho detto più volte, un regista deve essere libero di poter mostrare la sua opera come l'ha concepita. Tuttavia, continuiamo a vedere questa versione cinematografica di Suicide Squad e io, appellandomi solamente alla versione cinematografica di Suicide Squad, penso che si tratti tranquillamente di un film molto mediocre. Nonostante la qualità del film bassa, comunque si tratta di un successo commerciale, perché pur incassando 100 milioni in meno rispetto a Batman v Superman, il budget è dimezzato rispetto all'opera di Zack Snyder e gli incassi superano abbondantemente le aspettative della Warner. Non se lo aspettavano e per questo quindi sono estremamente soddisfatti della cosa. La critica lo distrugge totalmente, ma per la Warner Bros. Appunto non è un problema, perché il buon guadagno riesce appunto a soddisfarli. Il DC Extended Universe quindi prosegue forte e l'anno dopo esce Wonder Woman diretto da Patty Jenkins, perdonate la mia pronuncia. Quest'ultima non ha alcun problema con la produzione, riesce ad avere controllo creativo nel materiale, perché quello che lei voleva fare con il film non entrava in contrasto con i canoni che la Warner Bros. Voleva imporre inizialmente. Lo dico subito, a me la regia di Patty Jenkins non piace. Non mi piacciono i suoi movimenti di macchina, non mi piacciono come sono montate certe scene, non mi piacciono i rallenti che sono praticamente messi a caso in diversi punti per quanto mi riguarda. Tuttavia, allo stesso tempo, ci sono anche delle sequenze fighe, come per esempio l'inquadratura che vede il punto di vista di un soldato che sta affondando in mare mentre vede una figura che lo sta osservando, in quel caso Wonder Woman, oppure le scene del combattimento finale. E seppur la regia personalmente non mi piace, ha un suo stile
E non penso che sia qualcosa di brutto. Non mi piace, però allo stesso tempo non è una di quelle cose che io dico che schifo, mediocre. Certo, non posso dire lo stesso degli effetti speciali, che hanno una computer grafica veramente discutibile in delle scene. Quella in cui Diana si butta da una rupe è veramente inaccettabile per un film con un budget così alto. La fotografia è altalenante, in delle scene è normalissima, mentre in altri punti ha un misto tra i colori chiari e i colori scuri che sono piacevoli da guardare. E le musiche sono stupende. Rupert Gregor Williams è uno dei più grandi compositori cinematografici che ci siano adesso ad Hollywood, e dovrebbe essere più citato quando si parla di grandi colonne sonore attuali. E non parliamo poi del tema, che è sempre lo stesso e che gasa un sacco, il tema di Wonder Woman, mamma mia. Del film mi piace molto il fatto che si passi dall'essere un'opera con un'atmosfera mitologica greca per poi essere ambientato nella prima guerra mondiale e diventa appunto un film di guerra. Le scene più leggere si alternano molto bene con quelle drammatiche. Quando infatti si vede Diana approcciarsi al mondo esterno è una cosa buffa e ben contestualizzata, e per questo diverte, perché appunto lei non ha mai visto niente del mondo moderno rispetto al luogo in cui ha sempre vissuto. La scena del gelato mi fa sempre morire. Ma quando ci sono delle scene serie e piene di tensione, il film si fa improvvisamente drammatico e nessuna atmosfera rovina l'altra. C'è un buon equilibrio di tono. Gal Gadot è adorabile e veramente in parte. Il suo sorriso è meraviglioso. Il film vuole dare un significato molto forte al voler fare qualcosa di buono anche in tempi difficili come appunto la guerra. Il personaggio di Diana infatti è molto interessante per il modo in cui si approccia a tutto quello che vede. Sembra una ragazza adolescente che si sta rendendo conto delle grosse difficoltà del mondo, che sono veramente enigmatiche da concepire, perché il male è difficile da descrivere, e per questo lei rimane veramente straniata da tutto ciò, e per questo è facile connettersi con lei. Ottimo anche il personaggio di Steve, interpretato sempre più che bene da un attore come Chris Pine, il quale cerca di essere il punto di riferimento che guida Diana nel mondo esterno, o perlomeno la aiuta a comprendere determinate cose. Gli altri personaggi di contorno non sono male, anzi sono simpaticissimi, però secondo me dovevano essere approfonditi di più, in particolare il soldato che ha i tormenti interiori a causa del trauma che gli ha causato la guerra. La parte della mitologia, campo visivo a parte, è veramente intrigante, mentre invece dal momento in cui Diana arriva a Londra il film si alterna continuamente tra scene veramente interessanti e d'impatto e delle scene che invece sono un po' troppo dilungate, che potevano essere accorciate. Il film quindi ha problemi di ritmo, e per diverso tempo durante la visione penso: sì, non è male, però si poteva fare di meglio, c'ha delle cose interessanti, però sento che gli manca qualcosa. Fino a quando non arriva l'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora è veramente uno dei momenti più belli che io abbia mai visto in un cinecomic. Ora faccio spoiler, quindi cliccate sempre nel minuto indicato sotto se non volete sentire altro che possa appunto rovinarvi la visione del film. Il film fa una riflessione sugli umani, i quali scelgono di essere cattivi, vengono tentati, ma scelgono spesso di fare del male. E Diana, insieme a Steve, vuole dimostrare che non conta ciò che è,
ciò che tu vedi, conta ciò in cui tu credi, conta ciò per cui tu combatti. E per questo Diana è convinta che la chiave per riuscire a guarire questo mondo, anche se estremamente difficile, anche se gli esseri umani sono estremamente deboli perché scelgono spesso di fare del male, la chiave è l'amore. Solamente con l'amore si potrà riuscire a cambiare o anche solo a migliorare nel piccolo questo mondo pieno di difetti. Un'idea bellissima, e mi piace molto il modo di ragionare di Ares, il dio della guerra, il quale rappresenta la concezione apocalittica che noi abbiamo dell'essere umano, ma che però è in profondo contrasto con l'idea di Diana per quanto riguarda la soluzione per riuscire a combattere questo vizio dell'uomo. Ares è veramente un ottimo cattivo, nonostante comunque il modo in cui è stato scritto è profondamente in contrasto con la mitologia greca, la quale, soprattutto per quanto riguarda gli spartani, vede la guerra come qualcosa di doloroso ma necessario per questo mondo, che a volte per i greci era quasi una virtù riuscire a essere un combattente forte, capace di andare in guerra. Però vabbè, gli americani non sono mai stati una cima per quanto riguarda la storia mitologica o anche solo la storia greca o romana antica, quindi non è che punterò il dito su questo. Inoltre tutto è pieno di pathos, le scene d'azione sono girate in larga parte davvero bene e il sacrificio di Steve è veramente un punto che emoziona tantissimo, sia nel modo in cui è montato, nel modo in cui è musicato, nel modo in cui è interpretato, tocca veramente tantissimo il cuore. Una scelta coraggiosissima quella di uccidere il personaggio di cui la protagonista è innamorata, una cosa che in un cinecomic riservato al grande pubblico per quanto riguarda i film di supereroi non si vede spesso. Il finale è davvero alza parecchio il livello del film, dandogli un grande significato. E quindi, in sostanza, nonostante i diversi difetti, reputo Wonder Woman un film sopra la media che è capace di difendersi bene. Capisco sia chi lo reputa solo un buon film e sia chi lo reputa un film meraviglioso. Io sto nel mezzo, però lo reputo decisamente più di un buon film. Certo, l'opera è stato un successo commerciale ancora più grosso di Suicide Squad, avvicinandosi ai livelli di Batman v Superman, e la critica lo ha acclamato in un modo incredibile. Wonder Woman è stato definito più volte uno dei più grandi cinecomic mai realizzati, addirittura si parlava di una nomination all'Oscar al miglior film per quanto la qualità fosse alta. Secondo me è un entusiasmo esagerato, un po' sopravvalutato da quel punto, però siccome si tratta di un film decisamente interessante, la cosa non è che mi dà particolarmente fastidio. Inoltre, è il primo film di supereroi standalone con una protagonista donna che ha avuto successo, e quindi capisco anche l'importanza dell'impatto culturale. E siccome il film è femminista nel modo più giusto, senza mai esagerare, perché appunto mostra le cose in assoluta parità, lanciando anche frecciatine a dei pensieri medievali che avevano negli anni 10, la cosa mi va più che bene. Dopo il successo di Wonder Woman arriva anche Justice League, il film evento che nello stesso anno la Warner Bros. Ha pubblicizzato in un modo spaventoso, perché si trattava del gruppo più famoso della storia dei supereroi insieme agli Avengers. Purtroppo, per quanto Zack Snyder sia accreditato, quest'ultimo ha abbandonato le riprese poco prima che finissero perché purtroppo gli è successa una bruttissima tragedia familiare, ovvero sua figlia si è suicidata. Per questo, siccome non ce la faceva, la Warner Bros. Ha lasciato curare il montaggio e la post-produzione, nonché lasciar finire le riprese, le poche riprese che erano rimaste, a Josh Whedon, il quale ha diretto i primi due film degli Avengers, quindi uno che sa veramente il fatto suo. Tuttavia la Warner Bros. Inaspettatamente è andata veramente oltre, ha imposto a Josh Whedon, approfittando della totale assenza di Snyder, di rigirare
diverse parti del film, aggiungendo delle cose che Snyder non ha messo, nonché edulcorando fortemente i toni che volevano avvicinarsi più all'impostazione classica dei film della Marvel più apprezzati dal pubblico. Per farvi capire come il tutto sia una mossa fatta dalla Warner all'ultimo momento, perché c'è chi dice c'erano diverse riprese da completare, diversi attori sono tornati sul set non essendo fisicamente preparati, perché appunto avevano finito le riprese, e si tratta di attori importanti che fanno dei ruoli importanti, perché appunto tutte le riprese con Zack Snyder le avevano finite. Quello che era rimasto erano dei piccoli accorgimenti fatti per dei personaggi, però no, le cose sono andate molto peggio. Dal punto di vista registico, il film è probabilmente il peggiore di tutta la filmografia di Zack Snyder. Ci sono alcune sequenze fighe, ma per la maggior parte la regia è veramente normale e non sembra per niente un film di Snyder in molti punti, per ragioni ovvie. E tu dici, vabbè, però c'è Whedon, e Whedon con la macchina da presa è bravissimo. Purtroppo non si sente neanche la sua mano dal punto di vista della regia, ma la cosa non mi sorprende particolarmente, perché hanno imposto a Whedon di fare tutto in tempi brevissimi, perché il film doveva uscire secondo la data stabilita, e quindi neanche un professionista come Whedon può fare miracoli in pochissimo tempo. La fotografia colorata è abbastanza bella, ma gli effetti speciali eccedono nell'utilizzo della computer grafica. La battaglia finale a livello visivo può anche essere bella, perché a me piace come è fatta. Il problema è che non ti dà la stessa sensazione di distruzione, di pathos, come invece te la dà un film degli Avengers, che è su tutt'altro livello, e si sta parlando di un film costato 300 milioni. Ciò non vuol dire che se io mi aspetto qualcosa di più bello a livello visivo devo criticare una qualità visiva solamente perché non è quello che voglio, però guardando il film è evidente che si poteva fare decisamente di meglio. Per le musiche hanno chiamato Danny Elfman all'ultimo momento, dopo che Junkie XL ha lasciato, dopo che Zack Snyder se n'è andato. La colonna sonora di Danny Elfman in questo film è veramente una delle più brutte che abbia mai sentito in un blockbuster, veramente tanto tanto banale, e persino le parti in cui ci sono dei celebri temi, tra cui anche uno dello stesso Danny Elfman, come per esempio il tema di Batman, che lui ha voluto riportare, quello che ha composto per il film di Tim Burton, ecco, questi temi sono arronzati in un modo veramente assurdo. Elfman ha avuto poco tempo e quindi non gli do la colpa al 100%, però veramente penso che Justice League sia il simbolo della sua carriera musicale andata a quel paese. Meno male che dopo questo film si è completamente ripreso ed è tornato ad essere il bravissimo compositore che è sempre stato. Molti erano dubbiosi sul fatto di realizzare già un film di gruppo prima di realizzare gli stand alone su Flash, Cyborg e Aquaman, i quali compaiono per la prima volta in questo film. Sicuramente è più difficile, ma non è impossibile, perché i film degli X-Men e Watchmen hanno dimostrato che tu puoi fare un film di gruppi supereroistici in cui i personaggi sono ben caratterizzati, anche se non hanno avuto un film stand alone precedente. Tuttavia Justice League in questo caso ha dei problemi grossi, perché Batman e Wonder Woman sono ben caratterizzati, hanno abbastanza spazio, specialmente Wonder Woman, perché viene messo in risalto il fatto che lei abbia abbandonato il mondo per un secolo perché delusa dalle malefatte dell'uomo. Aquaman non è male a livello visivo, e le scene in cui viene accennato il suo passato sono intriganti, lo rendono accattivante. Cyborg e Flash invece hanno lo stesso problema. Hanno un inizio bellissimo che mostra tutti i problemi che hanno. Flash ha un padre in galera e Cyborg odia la sua condizione dell'essere mezzo robot e mezzo umano. Però una volta che conoscono Wonder Woman e Batman, sono lì giusto per combattere in modo figo e mandare avanti la trama, nient'altro. E questo non è legato al fatto che dovevano avere dei film stand alone, perché si poteva tranquillamente approfondire di più i personaggi
in questo film non era una cosa che non si poteva fare. Steppenwolf è un cattivo che mi piace dal punto di vista estetico, nonostante la computer grafica non sia eccelsa. Mi piacciono i suoi modi di fare, mi piace la sua voce, sia quella italiana che quella inglese. Mi piacciono le frasi che dice, secondo me fanno effetto. È bello dal punto di vista estetico, secondo me. Tuttavia, come approfondimento psicologico, è banalissimo, non ha assolutamente niente. E a me piace dal punto di vista estetico, che mi fanno appunto godere le parti in cui c'è, che appunto mi gasano anche un po', perché comunque i combattimenti sono fighi per come sono realizzati, ma non posso non comprendere tutti quelli che odiano Steppenwolf, perché comunque, per quanto a me piaccia l'approccio visivo, dal punto di vista della caratterizzazione è banalissimo, ma veramente banalissimo. Lo sopporto più rispetto ad altri cattivi banali, però banale rimane. Mi piace, ma comprendo chi lo reputa un cattivo di merda, perché di fatto non ha niente di particolare rispetto ad altre robe viste e riviste. Steppenwolf è il personaggio più banale, ma il personaggio sacrificato peggio di tutti è... Spoiler gigantesco! Il personaggio sacrificato peggio di tutti è Superman. La parte in cui risuscita fino a quando va alla fattoria è bella, è veramente bella. Però nel film questo personaggio compare al massimo 15-20 minuti. Whedon ha rigirato tutte le scene con Henry Cavill, a parte dei momenti d'azione legati alla resurrezione, ed ha voluto modificare il personaggio rispetto a come l'ha concepito Zack Snyder, volendo appunto mettere un approccio più sorridente e colorato che si avvicina decisamente di più al Superman di Richard Donner. La cosa è scorretta perché, cavolo, non puoi cambiare in questo modo una visione autoriale quando il film è di qualcun altro. Però, per quanto riguarda il film effettivo, la cosa non mi dispiace, perché niente di quello che ho visto cozza con i film precedenti, e comunque immagino che un uomo possa essere felice per essere ritornato dal mondo dei morti. Tuttavia non c'è alcun approfondimento psicologico sul personaggio, e vedo diversa gente che è felice, che ha lodato il personaggio rispetto ai film precedenti, che ha detto finalmente il vero Superman. È incredibile che basti che Superman sia lo stesso a livello di estetica e a livello di atmosfera per fottersene totalmente di tutto il resto della caratterizzazione del personaggio. Perché i film di Snyder, come ho spiegato nel video precedente, analizzano molto di più l'importanza di Superman, il simbolo di speranza ed il ruolo che ha nel mondo. Justice League invece è estremamente superficiale in questo, però Superman sorride e va bene, un ragionamento che proprio non concepisco. Il film, per quanto sia molto più colorato e molto meno cupo rispetto alle opere vere di Zack Snyder, vuole comunque mantenere un certo equilibrio. Le battute sono date quasi tutte da Flash, il quale è il supereroe più ironico e solare del film. Quindi finché è lui a fare le battute in larga parte, rispettando delle caratterizzazioni che vedono delle versioni di Flash, e gli altri personaggi rimangono loro stessi, rimanendo appunto solidi nel contesto, la cosa non mi disturba. Non vedo nessun particolare stupro di un personaggio di DC Extended Universe, e quando a volte anche gli altri personaggi fanno una battuta, ammetto che il più delle volte mi sono divertito. Quindi comunque le parti epiche e serie ci sono. Il film non ha dei buchi narrativi, e per quanto abbia decisamente diversi problemi per quanto riguarda l'approfondimento, nonostante delle cose interessanti, è 27 volte più godibile di Suicide Squad, e ammetto che quando lo guardo mi ci diverto abbastanza. Non è un film bellissimo, non è un film sopra la media, secondo me è un normale film di intrattenimento con dei personaggi bellissimi che però potevano decisamente essere sfruttati meglio. Capisco chi non lo sopporta, ma non penso che sia un brutto film. Di certo non vale
vale davvero nulla rispetto alle prime due opere di Snyder, e ammetto che io aspetto molto la Director Cut di Zack Snyder per quanto riguarda Justice League, la Snyder Cut. La aspetto molto non solo per la curiosità, ma anche perché ho veramente un forte hype. Perché visti i precedenti mi aspetto una qualità decisamente alta. Poi non è che posso dire che il film sarà per forza più bello, magari è il più grosso scivolone di Snyder, però ho molta fiducia comunque, ho aspettative alte, speriamo di non essere deluso. La Warner Bros. Se n'è fregata di Snyder, tuttavia è sicura che il film andrà bene al botteghino, cosa che non è stata però. In realtà oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo normalmente sarebbe un ottimo risultato, il problema è che comunque la Warner Bros. Come minimo puntava al miliardo di dollari e di costi di produzione hanno causato delle perdite economiche. La Warner Bros. È talmente sconvolta da questa cosa che decide di bloccare o rimandare qualunque progetto legato al DC Extended Universe, distruggendo completamente tutto lo schema che Snyder aveva costruito. Tuttavia, in questo frangente, solamente un film viene risparmiato dalla cancellazione della Warner, Aquaman. L'unico motivo per cui la Warner non l'ha cancellato è perché non poteva, perché quando il film era uscito le riprese ormai erano iniziate. Quando Justice League era uscito le riprese di Aquaman erano già in atto. Il film in quel caso era diretto da James Wan e la delusione della Warner Bros. Per quello che è successo con Justice League ha permesso a quest'ultimo di avere totale libertà creativa, perché in pratica la Warner Bros. Era davvero poco interessata ad Aquaman, non aveva alcuna fiducia, e così James Wan, come dichiarato da lui stesso, non ha avuto alcun controllo e allora ha avuto la stessa libertà creativa che ha avuto in Saw e nei film dell'evocazione. James Wan è uno dei più grandi registi moderni per quanto riguarda l'horror ed il thriller. Come avrà curato questo film? Allora, dal punto di vista registico, è l'opera più bella di tutto il DC Extended Universe. Le sequenze sono girate con una maestria altissima che veramente mi ha lasciato a bocca aperta. I duelli sono eccezionali, ogni singolo fotogramma è curato in ogni minimo dettaglio, con una fotografia spaventosa. La parte del duello sottomarino è incredibile e la battaglia finale è veramente uno dei trionfi artistici più belli che abbia mai visto in un blockbuster, e non solo la battaglia finale. Ma che roba è la parte in cui Aquaman scende sott'acqua con la fiamma mentre tutti i mostroni lo circondano? Veramente un quadro vivente. Ci sono dei momenti che ti spaventano, che ti fanno fare un sobbalzo che non ti aspetti. James Wan inserisce degli jumpscare in un film che di horror non ha niente, se non magari la parte dei mostri, che è quella più, la parte dei mostroni coi dentoni umanoidi, che sono praticamente i momenti forse più inquietanti e dark di tutto il film. I flashback che si alternano in un modo così originale, oppure la parte in cui Mera combatte per poi passare direttamente al punto in cui Aquaman combatte, senza però utilizzare il montaggio classico, ma facendo passare il tutto direttamente con la presa diretta. Se non si apprezza James Wan in generale, allora capisco che non si apprezzi il lato visivo di Aquaman. Il problema è che diverse critiche per quanto riguarda l'approccio visivo da parte delle persone che non lo hanno apprezzato sono arrivate proprio da chi James Wan lo apprezza, ed è una cosa che non ha senso perché è riconoscibilissimo. Il suo tocco autoriale e visivo si vede in ogni singolo punto. Io proprio non capisco. È stata criticata la battaglia finale perché non si capisce niente, ma io ho compreso le scene d'azione, ho compreso quello che stava succedendo e non penso sinceramente di avere gli occhiali di Superman. Non voglio dire che quello che ho visto io per forza la cosa giusta, ma veramente quando si critica l'approccio visivo che James Wan ha avuto qui a livello di inquadrature, a livello di macchina da presa, veramente
Sono sorpresissimo e penso che la gente che si sia lamentata degli effetti speciali sia completamente pazza. È vero, moltissime scene sono girate attraverso un green screen, ma se la computer grafica è talmente convincente, allora non senti la mancanza di degli effetti pratici, perché appunto l'impostazione è convincente al 100%. La computer grafica ha fatto un lavoro spaventoso, Atlantide è bellissima e le figure sembrano veramente stare sott'acqua per tutto il tempo. Gli animali, i mostri marini sono veramente fighissimi. L'unico momento in cui veramente ho percepito che c'era qualcosa che non andava era nella parte in cui veniva inquadrato il molo vicino al faro, ma questo non era neanche dovuto agli effetti visivi, ma era dovuto alla fotografia che era un po' troppo accesa e per questo dava un tono farsesco a tutto, ma senza neanche in un modo così tanto esagerato. L'unica cosa che critico fortemente dal punto di vista visivo non è neanche una cosa fatta al computer, ma è un effetto pratico, ovvero il costume di Black Manta. Io capisco essere fedeli al fumetto, ma è veramente una roba ridicola, sembra essere uscito dai Power Ranger. Nicole Kidman e Willem Dafoe ringiovaniti fanno la loro porca figura. Jason Momoa è Jason Momoa, va bene fisicamente per il personaggio, ma lui non è niente di che. Amber Heard se la cava e Willem Dafoe mi ha sorpreso in negativo. Recita in un modo veramente ai minimi termini, non sembra essersi impegnato particolarmente e veramente non capisco come abbia fatto James Wan a non riuscire a dirigerlo bene. Mi sorprende tanto perché Willem Dafoe è un attore mostruoso, un vero peccato. Nicole Kidman invece è più che brava, ma la figura più bella lo fanno l'attore di Black Manta, di cui adesso non ricordo particolarmente il nome perché è abbastanza impronunciabile, quindi chiedo scusa, e soprattutto Patrick Wilson, che è veramente stupendo. Pure Dolph Lundgren recita meglio del solito e qui è alle sue performance migliori, ovviamente migliori accostando tutta la filmografia di Dolph Lundgren, che non è che sia un grande attore. I personaggi di per sé non sono brutti ed hanno anche una linea ben definita. Aquaman è un personaggio che si batte per fare ciò che è giusto, per evitare la guerra, ma allo stesso tempo è una persona abbastanza insicura perché deve riuscire ad accettare il destino suo, deve riuscire ad accettare il fatto di essere un eroe che deve portare il peso di Atlantide e riuscire ad aiutare il suo stesso regno. Mera è un personaggio che critica fortemente gli esseri umani, ma allo stesso tempo vede i lati negativi che stanno anche nella sua gente, rappresentati dal comportamento di suo fratello, cioè non di suo fratello, del suo promesso sposo, l'antagonista, il fratellastro di Aquaman, che praticamente lui detesta totalmente gli esseri umani perché è convinto che siano degli esseri che vogliano solamente portare distruzione, allora è deciso a fare prima la guerra a loro perché gli esseri umani inquinano le acque e quindi devono essere sterminati, soprattutto perché sono violenti. Il personaggio di Willem Dafoe invece è colui che deve portare l'eroe sulla buona strada e si rifiuta di seguire tutti quei momenti che sono particolarmente brutti, che riguardano appunto il suo popolo. Certo, il problema di per sé, allora, i personaggi sono ben definiti, cioè hanno delle belle caratterizzazioni. Il problema è che sono veramente estremamente classiche, ma delle impostazioni classiche che tu hai visto veramente molte volte in film di questo tipo. Tipo, per esempio, io ho appena definito il personaggio di Jason Momoa, il personaggio di Aquaman, ma è Re Artù. È Re Artù il personaggio di Aquaman, veramente ricorda veramente Re Artù, almeno per quanto riguarda alcune trasposizioni di Re Artù, tipo ricorda la caratterizzazione del protagonista nel film di Guy Ritchie, ma anche l'antagonista è bello, è figo, però cioè, per quanto riguarda il suo modo di vedere gli umani, certo è abbastanza diverso, ma comunque l'impostazione è anche simile a quella che abbiamo visto in Ares, il dio della guerra. Sono delle caratterizzazioni estremamente dirette, senza particolari sfumature, di cui quando arriva il momento, allora
tu dici, ah ecco, è così che è l'eroe, però non senza, però non con qualche stratificazione che ti fa pensare a qualcosa di più interessante che tu non hai mai visto in altri cinecomic o che vuole particolarmente osare di più rispetto ad altri film. Una cosa che però ho molto apprezzato del personaggio di Aquaman è che all'inizio è più un giustiziere, nel senso che quando vede una persona, un criminale, che secondo lui ha fatto solamente del male, allora merita di morire. E nel film è una cosa controversa, e tu dici, cavolo, che coraggio, però man mano assume anche un'evoluzione in cui cambia completamente punto di vista su questa cosa. Si vede appunto l'eroe che non è perfetto e che invece ha dei punti in cui può assolutamente sbagliare, e da questo sbaglio nasce Black Manta, il quale è sì un cattivo che non è utile ai fini della trama, se c'era o non c'era, il film andava avanti comunque, ma essendo un cattivo ben definito, che comunque ha la sua tragedia, allora quando lo vedi, siccome ti piace, siccome è fatto bene, non ti dà alcun problema, anche se la trama non serve, comunque aumenta il valore del film, perché comunque è un cattivo ben fatto, un cattivo interessante che quando lo guardi dici, ah ecco, che figo, mi piace come impostazione. Un uomo ossessionato dalla vendetta, ma è una vendetta causata da un modo di fare che potrebbe non essere proprio il metodo migliore per affrontare il male. Questi sono i lati più interessanti di Aquaman, però in generale è un'impostazione molto classica, un'impostazione veramente normale, né piatta e né approfondita. Parla, affronta i personaggi nel giusto in cui vengono affrontati. E inoltre dura troppo il film, perché la parte in cui vanno nel deserto fino alla Sicilia, in cui veramente sì, c'è un combattimento fighissimo in Sicilia, ma allo stesso tempo ci sono anche delle parti comiche che fanno veramente ridere, però nel modo sbagliato, più che altro perché sono ridicole. Tutta quella parte centrale, che è anche la parte più comica del film, perché comunque il film cerca di equilibrare tra parti epiche e parti più serie, proprio come Wonder Woman, essendo però un po' più cacciarone. E la seconda parte veramente è troppo esagerata, ovvero tutta la parte legata dal deserto fino alla Sicilia, fino al combattimento in Sicilia, e quindi quella parte è veramente troppo, l'avrei tolta, è veramente troppo per il film quella parte, troppo esagerata per la comicità, troppo lunga, dilunga troppo il brodo, no, non mi è piaciuta. Oltre a questo difetto, appunto, abbiamo il fatto che ha un'impostazione troppo classica, è un film veramente banale da quel punto di vista, ma secondo me è proprio l'approccio visivo a rendere veramente bene il film, perché rendere in un modo così classico delle personalità del genere, no? Dandole un'impostazione normale, messa con l'impostazione di Won, che veramente vuole dare allo spettacolo e all'epicità il massimo della parte, senza rinunciare a togliere attenzione ai personaggi, pur non essendo particolarmente analitico, secondo me dà la sensazione di guardare un mito greco, una rappresentazione di un mito greco che si vede nei colossal degli anni 50, degli anni 60. Mi è piaciuto molto da quel punto di vista, mi sono veramente divertito un casino, e secondo me ha un'atmosfera tutta sua che lo rende veramente molto ma molto figo. A me piace molto il film di Aquaman, però capisco che qualcuno non riesce a sopportarlo perché lo reputa troppo banale, e anche se ha una regia incredibile non riesce comunque a mandarlo giù, perché appunto è troppo banale nell'impostazione. Quindi se qualcuno non apprezza Aquaman, io non dico niente. La cosa che veramente mi dispiace però è quando leggo di gente che dice che il film fa schifo anche visivamente. Ecco, da quel punto di vista non riesco a concepirlo. Potete tranquillamente dirmi che Aquaman è un film non riuscito, non riesce a piacervi, però dal punto di vista visivo io non capisco, ripeto, come si possa criticarlo. Per me, dal punto di vista puramente visivo, è uno dei cinecomic più belli degli ultimi anni, nonché uno dei blockbuster più belli degli
degli ultimi anni, ma anche per quanto riguarda i film in generale, non solo nel campo di blockbuster. Veramente ha una maestria tecnica che veramente mi ha sorpreso tantissimo. James Wan si dimostra ancora una volta essere uno dei più grandi talenti odierni che ci siano adesso, veramente. Ah, e le musiche sono bellissime, lo stesso compositore di Wonder Woman veramente ha fatto ancora una volta un lavoro eccelso. Dopo aver visto il lavoro di Wan, la Warner Bros. Decide di spingere un po' di più il film a livello pubblicitario, perché si sono resi conto del lavoro non poco bello che ha fatto, almeno per quanto riguarda l'approccio visivo, e allora il film viene spinto. Vediamo un po' che cosa succede. Contro ogni aspettativa, il film è un successo stratosferico dal punto di vista degli incassi ed è il primo film del DC Extended Universe a superare il miliardo di dollari, ottenendo anche i consensi della critica. A quel punto la Warner Bros. Dice: cavolo, ma se James Wan ha fatto tutto quello che voleva e il film è andato benissimo, forse è meglio che ci intromettiamo decisamente molto meno nei lavori dei registi. E anche a David Sandberg, il regista della nuova opera, viene data carta bianca per realizzare Shazam. Certo, a differenza di tutti gli altri registi che sono stati fino ad ora assunti, Sandberg non ha uno stile preciso e non è un autore particolare. Anzi, non è proprio un autore, lui è molto di più un mestierante. E le riprese sono girate in maniera decisamente normale, il film non è sopra la media per quanto riguarda l'approccio registico, è fatto in maniera decente, ma niente di più. L'unica scena in cui veramente ha cercato di essere più audace è la parte in cui le statue si manifestano per la prima volta, che è veramente macabra, abbastanza horror, in cui fa vedere che questo regista viene da un concetto horror, ed è anche girata bene, molto meglio rispetto a tutto il resto del film. Mi ha fatto veramente piacere quella scena, perché è stata una sorpresa, senza però esagerare per i ragazzini. È inquietante, ma non come se fosse una roba alla Cronenberg, diciamo. Gli effetti speciali anche sono buoni, ma in dei punti veramente sono bruttarelli. Cioè, mi ricordo ancora un autobus fatto con una computer grafica brutta, oppure la scena di un incenerimento che veramente anche lì si vede la computer grafica, anche se comunque ci sono anche delle parti belle dal punto di vista tecnico, come per esempio le statue, le creature oscure, che sono veramente molto molto fighe. Quelle sono fatte bene. Ma il film ha avuto un budget più basso rispetto agli altri. Ragazzi, 100 milioni di dollari non è un budget basso, decisamente no. Minore degli altri forse sì, ma è più che sufficiente per fare un film di questa portata. Zachary Levi è bravissimo, veramente molto espressivo, molto buffo, molto divertente, e anche tutti gli altri attori se la cavano molto bene, soprattutto Mark Strong, che è sempre Mark Strong, veramente bravissimo. Onore e meriti a Maurizio Merluzzo come doppiatore di Zachary Levi. Finalmente hanno scelto questo doppiatore talentuoso per un ruolo centrale in un film importante destinato al grande pubblico nei cinema italiani. Sono veramente felice di questo, grande Maurizio. Il film è un'opera comica stavolta, si tratta di una commedia per ragazzi, e se non si apprezza l'umorismo, meglio lasciare stare. Dubito che il film possa piacervi se non apprezzate appunto l'umorismo, che comunque è molto diffuso, contestualizzandolo al personaggio, ma è comunque molto diffuso. A me diverte un casino, diverse gag veramente mi hanno fatto scompisciare dalle risate. Ma per quanto il film punti parecchio sul divertimento, comunque ci sono dei temi molto interessanti che sono approfonditi decisamente bene, rendendolo anche abbastanza originale. Non troppo, ma comunque originale, perché comunque non si era mai visto un 14enne che diventa un supereroe adulto solamente di aspetto. È un concetto che appunto non si vede, e vedere questo 14enne che si comporta da 14enne è bello, perché praticamente quando ottiene i poteri fa il cazzone, come chiunque di noi farebbe almeno all'inizio se si tratta appunto di un ragazzino. Non dico tutti, perché c'è anche chi aiuterebbe, perché ci sono appunto dei ragazzini molto 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 gentili che aiutano il prossimo, però
molti si farebbero prendere dall'entusiasmo di testare prima i propri poteri, e questo ragazzo, decisamente più egoista rispetto agli altri, un'impostazione che è veramente difficile da vedere in un film di supereroi appena uno ottiene i poteri, perché comunque questo ragazzo per molto tempo fa quello che vuole lui. È un'impostazione che è stata già seguita in Chronicle, con la differenza che Chronicle è un film profondamente drammatico, mentre questo è una commedia. Anche se la comicità fa schiattare, non è un problema, perché comunque vuole anche prendersi sul serio per quanto riguarda dei temi importanti, vuole tralasciare dei messaggi profondi, pur cercando sempre di mantenere quel tono scherzoso che diverte parecchio. Ci sono altri due temi molto importanti, ma dovrò fare spoiler, quindi cliccate sempre nel minuto. Il protagonista è molto impulsivo, agisce veramente male, perché non ha mai avuto una madre, perché la madre l'ha abbandonato e lui ha cercato in tutti i modi di trovarla, anche perché appunto in realtà lui non sa di essere stato abbandonato, pensa che non sia stato più trovato, ma in realtà è stato abbandonato dalla madre che non l'ha voluto, e lui a un certo punto capisce l'importanza della famiglia che già ha, perché il film vuole mostrare l'importanza tra la famiglia biologica e la famiglia invece che non è biologica e adottiva, ma ti può volere molto più bene rispetto a qualcuno che ti appartiene nel sangue. Un concetto che è già stato affrontato in un altro blockbuster che è un cinecomic, ma comunque sempre importante da raccontare, e quando c'è in un film è sempre un valore molto aggiunto. Molto bella anche la scena in cui l'amico che praticamente ha dei problemi con la gamba rimprovera il protagonista perché si comporta da cazzone, quando lui, che praticamente è infermo, se avesse le sue stesse possibilità si comporterebbe in tutt'altro modo, perché il modello giusto per essere una persona giusta è aiutare le altre persone, e quindi se sei un supereroe devi dare doppiamente l'esempio, un'altra cosa bellissima. E poi il concetto finale, quando a un certo punto tutti i ragazzini si trasformano in supereroi, come per dire che chiunque può essere un eroe se lo vuole, cosa bellissima. Il dottor Sivana è un cattivo veramente figo, ben scritto, perché ha dentro di sé un lato tragico, perché lui diventa cattivo perché non è mai stato valorizzato dalle persone, nessuno ha mai creduto in lui, nessuno gli ha mai dato affetto, veramente, e per questo appunto diventa quello che è. E siccome non ha mai ricevuto affetto e diventa forte, pensa che l'affetto e l'amore non servano per essere forte. Ciò che lui ricercava diventa ciò che lui odia. Veramente, veramente bello. Shazam è il contrario di Aquaman. Aquaman ha un'impostazione classica al massimo, però ha un approccio visivo perfetto. Shazam non ha alcun guizzo registico e ha dei problemi degli effetti speciali, però è veramente scritto davvero molto bene ed è recitato decisamente meglio rispetto a come è recitato Aquaman. Direi quindi che Shazam è un ottimo film. Se avessero migliorato il fattore tecnico sarebbe potuto essere uno dei migliori cinecomic degli ultimi anni, però è veramente un ottimo film, veramente ben scritto, originale e veramente ben recitato. Sono veramente soddisfatto, mi è piaciuto tanto. Shazam non ha fatto il botto al botteghino come gli altri film, tuttavia ha recuperato tranquillamente i costi di produzione, ha guadagnato e la critica lo ha accolto bene. Dopo questo c'è stato Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan. Il film l'ho già recensito nel mio canale, trovate la recensione che dura praticamente 10 minuti, tuttavia posso dire di averlo trovato un film d'azione abbastanza divertente, anche perché ha delle sequenze veramente magnifiche, pur non essendo eccelso per quanto riguarda tutto ciò che non riguarda l'action dal punto di vista visivo. Il montaggio è fatto bene, tuttavia dal punto di vista della caratterizzazione non è niente di particolare, ma non ci sono neanche delle particolari scemenze dal punto di vista logico, quindi si può guardare un film action normale che quando è finito ti sei
già dimenticato, però niente di veramente malvagio. Se volete vedere un approfondimento da parte mia, c'è la recensione appunto che sta già nel mio canale e che dura appunto 10 minuti. Perfetto, questa era la mia opinione su tutti i film del DC Extended Universe. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando. Sono DNDC98 e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!